Amici viaggiatori, bentrovati, nuovo appuntamento con Viaggiando Viaggiando. Oggi un po' puntata particolare, infatti vogliamo ripercorrere il nostro ultimo mese di programmazione. Siamo stati ospiti di Vicenza, Vicenza città che presenta i suoi grandi gioielli. Di tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. In questo momento ci troviamo nel Tempio di Santa Corona, una bellissima chiesa che è stata riportata al suo antico splendore proprio negli ultimi mesi, però il nostro viaggio da Vicenza vuole partire da Palazzo Thiene. Per me oggi è veramente un piacere e un onore avere qui al mio fianco Fernando Rigon, storico dell'arte e uno dei più grandi conoscitori di tutto quello che può essere la storia e l'arte di Vicenza. Per parlare oggi, abbiamo già anticipato prima della sigla, di Palazzo Thiene. Vogliamo fare un po' la storia di questo importantissimo palazzo che si trova proprio nel cuore di Vicenza, professore. Ecco, direi che è un monumento che parla da sé. Allora, tutti i monumenti ci pongono delle domande, e anche Palazzo Thiene, però Palazzo Thiene dà anche delle risposte anche a coloro che magari pensano di non essere attrezzati a rispondere. Perché? Perché soprattutto nel cortile noi vediamo la vicenda dell'intero complesso, dell'intero edificio, come si è formato e come non è riuscito a essere. Perché noi vediamo che qui abbiamo una serie di archi gotici, cioè siamo intorno al 1470, l'autore è importantissimo, è Lorenzo da Bologna, allievo del grande filone che parte da Brunelleschi, Biagio Rossetti, Bernardo Rossellino, che viene a Vicenza, costruisce per i Thiene un palazzo in isola. Cosa vuol dire? Dentro quattro strade, è facile insomma capire che cosa si voglia intendere per isola, e a un certo momento questo palazzo, che ha una bella facciata su contrapporti, doveva avere anche un cortile. Noi lo vediamo perché ci sono qui alcuni archi e poi c'è una testata che suggerisce a un cortile abbastanza piccolo, insomma, che sarà un 35x35, che però non è mai stato compiuto. Allora, di solito la gente crede e dice, ma perché non avevano i soldi? Invece non è vero. E c'erano anche fattori determinanti e condizionanti ben più importanti dei soldi. Qui sappiamo che, come in tutti i quadri della città, c'erano dei problemi complicati di proprietà, per cui da sempre si è trascinato un problema nei secoli, per cui c'era un proprietario che faceva sul corso che la sua terra e la sua porzione di casa non voleva venderla. Quindi bello è quello che abbiamo in testa, difficile è poi quando ci caliamo alla realtà. L'assoluto non va d'accordo con il relativo. Prima di entrare a Palazzo Thiene vogliamo dare un po' una piccola anticipazione. Cos'è Palazzo Thiene oggi? Palazzo Thiene oggi è il misto di tre momenti eterogenei. Il Palazzo del Quattrocento, il grande forte intervento di Andrea Palladio non concluso, e poi la parte moderna. Il tutto è di proprietà adesso della Banca Popolare di Vicenza, ma è un minotauro, nel senso che c'è una parte molto bella, cioè molto interessante, sia della parte quattrocentesca che nella parte cinquecentesca, e poi c'è una parte, tra l'altro, ricostruita dopo i bombardamenti. Per fortuna i bombardamenti hanno colpito la parte meno interessante ed è stato fatto un edificio abbastanza discutibile, che però è bene lasciare com'è, perché ci potrebbe andare anche peggio se mettiamo le mani. Comunque il palazzo è datato per stilisticamente 1470-80 nella parte
più antica, e qui ci sono delle date con anche i committenti, che sono soprattutto Marcantonio Tiene, che era un grosso commerciante che nel palazzo di città teneva anche come una testata di magazzino dei suoi prodotti, che faceva venire o per il commercio anche dall'Europa e per l'Europa, o dai prodotti agricoli dai suoi feudi, dai suoi contadini. Poche settimane fa siamo andati alla scoperta del Duomo di Vicenza. Ritorniamoci assieme. Bentrovati amici viaggiatori, sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicino a casa nostra, sempre in compagnia con Don Signor Francesco Gasparini, direttore dei Musei Diocesani di Vicenza. Siamo all'interno della cattedrale appunto di Vicenza e ci troviamo in un angolo un po' particolare. Sì, questa è la Cappella del Santissimo, no? Dove abbiamo ancora degli elementi artistici molto importanti. Una cappella che è stata anche questa toccata dai bombardamenti, lo possiamo vedere da quel quadro lì che è stato sostituito da una coppia monocroma, no? Perché quello è stato distrutto dai bombardamenti. Ma abbiamo anche qui un tesoro d'arte piuttosto importante, l'altare in fondo, fastoso, molto ricco, dove c'è un tabernacolo ligneo con legni pregiati e preziosi, costruito nel 1605 fino al 1607 da Pellegrino Ferrarese. No, e se vediamo è come una specie di tempio con due parti alzate, decorato da statue della bottega degli Albanese e poi con delle pitture che attualmente sono conservate al Museo Diocesano, qui sono soltanto delle copie del Maganza, di Alessandro Maganza. Ai lati invece noi vediamo delle pitture, siamo nel 1587 quando comincia questo ciclo pittorico di Alessandro Maganza, dove vengono raffigurate varie scene della Passione. È interessante vedere anche gli stalli del coro, no? Che sono anche questi settecenteschi che servono per le celebrazioni liturgiche della liturgia delle ore dei canonici della cattedrale. In questa cappella viene conservato il Santissimo e credo nell'insieme si presenta anche molto sontuosa. Finalmente, dopo tanti anni, Vicenza ha reso omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri, conosciuto in tutto il mondo. E anche a Vicenza, c'è il Palladium Museum. Quest'oggi questo nostro viaggio, al mio fianco Guido Beltrami, direttore del CISA. Innanzitutto spieghiamo ai nostri spettatori cos'è il CISA. Il CISA è un istituto di ricerca nato nel 1958 per studiare palladio, con una caratteristica: essere un punto di riferimento per gli studiosi di tutto il mondo. Tanto è vero che il suo presidente è sempre stato un grande studioso straniero, André Chastel, Wolfgang Lotz, tedesco, Chastel era francese, e attualmente Howard Burns, il grande specialista internazionale di palladio.
Quest'anno è un anno molto particolare perché finalmente a Vicenza è stato inaugurato qualche mese fa il Palladio Museum. Era da molti anni che lavoravamo nella costruzione di questo Palladio Museum. Il nostro centro palladiano resta un istituto di ricerca di eccellenza, ma quello che volevamo fare era trovare il modo di raccontare gli studi che facevamo, di valorizzare Palladio attraverso qualcosa di concreto che ci consentisse di parlare con la gente comune, non come abbiamo fatto nel passato temporaneamente con delle grandi mostre, ma in forma permanente. È nata così l'idea di creare un baricentro per tutti gli appassionati di Palladio, un luogo fisico, il Palladio Museum, dove poter venire, conoscere Palladio e cominciare un viaggio alla sua scoperta nel territorio del Veneto. Vogliamo ricordare il palazzo che ospita questo museo permanente? Naturalmente l'opera originale più importante del Palladio Museum è il palazzo stesso che lo contiene, è il Palazzo Barbarano. Il committente si chiamava Montano Barbarano e va in rovina per costruire questo palazzo. Quando muore, i figli subito vendono il palazzo per cercare di recuperare un po' di soldi, perché naturalmente una casa del genere, una casa così straordinaria, era costata moltissimo. Ma perché lo fa? Palladio è un uomo colto e riesce a convincere altri uomini colti come Montano a scommettere insieme su una rinascita di Vicenza attraverso l'architettura. Una città che era una città gotica, trasformarla in una capitale dell'architettura. E devo dire, in questa scelta c'era anche un po' di competizione con i veneziani. Il linguaggio di Venezia è il gotico e Venezia e Vicenza, che voleva differenziarsi da Venezia, sceglie invece il linguaggio del rivale storico di Venezia, cioè Roma, la grande Roma antica. Iniziamo la visita, la scoperta di questo museo. Tra l'altro mi diceva poc'anzi, direttore, che è un museo da pochissimo inaugurato. Sì, inaugurato il 4 di ottobre di quest'anno. Allora, la prima impressione che lascia questo museo è una struttura molto multimediale. È molto difficile raccontare l'architettura in un museo, perché naturalmente l'architettura è fuori dal museo, il vero museo palladiano è il centro della città e le campagne intorno a Vicenza e nel Veneto, dove sono posizionate le grandi ville. Quindi come si può raccontare qualcosa che non puoi racchiudere? Lo puoi fare attraverso oggetti antichi come i nostri bellissimi modelli di legno realizzati da Renato Cevesene nel 1973, ma anche usando delle tecnologie nuove per raccontare come viene studiato Palladio, chi sono i protagonisti della sua scoperta. Per questa ragione nel museo, accanto ai modelli, accanto ai disegni originali, accanto a molte altre cose, ci sono degli apparati che vi mostrano in faccia James Ackerman, Howard Burns, i grandi specialisti internazionali, e ci sono anche dei giochi come in questa sala che è dedicata ai quattro libri, alla grande fortuna di Palladio nel mondo, in cui abbiamo voluto allestire una specie di slot machine palladiana giocando su tutte le copie della rotonda che sono state fatte negli ultimi secoli. Sapete che di qualche anno fa una copia della rotonda a Nablus in Palestina, fatta da un grande personaggio un grande palestinese, Abu al-Masri. Un grande artista, un grande architetto che ha portato l'Italia un po' in tutto il mondo. Il 6 dicembre del 2010 il Congresso degli Stati Uniti ha dichiarato Palladio padre dell'architettura americana, con una dichiarazione che ci ha francamente riempito di orgoglio. La settimana scorsa New York Times ha dedicato 2 pagine a questo nuovo museo vicentino, e sempre ci stupiamo del fatto che a New York pensino che sia una notizia che a Vicenza si apre un museo. Non è certo per merito nostro, ma per merito di Palladio. La Casa Bianca a Washington è una villa palladiana. E dovete pensare che il terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, che ha scritto sulla sua copia dei 4 libri di Palladio "Questa è la Bibbia", "This is the Bible", e la nuova nazione americana, che era uscita dalla guerra civile, dalla guerra contro l'Inghilterra, nel momento in cui doveva decidere che forma dovesse avere la casa del suo presidente,
si era rifiutata di avere un castello francese o una casa Tudor inglese, ma aveva voluto un'architettura repubblicana, perché dobbiamo ricordare che la Repubblica Veneta era una repubblica in un'Europa di monarchie assolute, e quindi il nuovo popolo americano aveva deciso che la casa del suo presidente dovesse venire dalla terra delle libertà repubblicane, cioè dal Veneto, e Palladio era, come dire, il modello perfetto. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, vi aspetto tra pochissimi istanti. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Sapete, questa è una puntata un po' particolare perché stiamo ripercorrendo il nostro ultimo mese di programmazione. In questo momento ci troviamo al Tempio di Santa Corona, ma prima di riscoprirlo assieme vogliamo ritornare a Palazzo Chiricati. Direttore, è veramente uno spettacolo. Io sono sceso qui in questo ed era già molto suggestivo, anche se era un cantiere qualche mese fa. Arrivare adesso e vedere questo salone, queste sale allestite, manca il fiato. E penso che sia la cosa più bella per quando si fa un allestimento e un restauro così importante. Sì, credo che appunto, e lo capiamo dai giudizi che leggiamo o dal viso di chi risale dopo questo tuffo nei seminterrati. Già i seminterrati sono luoghi carichi di storia, per certi aspetti magici, suggestivi, così. Poi certamente la luce che abbiamo pensato dall'inizio che dovesse essere l'elemento principe dell'allestimento. Come vedete l'allestimento è veramente minimalista, i quadri emergono dalla parete, ecco, trattenuti abilmente, ma comunque senza nessuna aggiunta. E la luce è la vera protagonista, va a individuare le figure, le richiama dall'ombra, le porta verso lo spettatore. In questo modo i soggetti dei ritratti intessono un discorso con il riguardante, con il visitatore, ed è quello che noi desideravamo, cioè una cosa colloquiale così, che permette un contatto con le cose che il visitatore vede e lo invita alla lettura. Prima abbiamo visto la sezione dedicata a Neri Pozza, invece che tipo di ritratti si possono vedere? Beh, dal 500 al 900, d'altra parte questo rispecchia il titolo della mostra, 5 secoli di volti, storia e immagine di una città attraverso i suoi personaggi, e così abbiamo cercato di far corrispondere fin dove possibile l'epoca degli ambienti con i quadri che in essa vengono esposti. Per esempio la parte strettamente cinquecentesca del palazzo, quella che Palladio costruisce e fa decorare ai piani alti, beh, è tutta allestita con quadri del Cinquecento, personaggi delle famiglie amiche dei Chiericati, personaggi illustri di Vicenza del periodo. Poi dove comincia il completamento seicentesco del palazzo, qui ci sono quadri del 600, poi del 700, poi c'è anche una sezione dedicata all'800, così che richiama molti ricordi proprio nei vicentini, che sentono un passato non recentissimo, ma comunque ancora che si può richiamare alla memoria attraverso ricordi di famiglia, attraverso letture, e che suscita molto interesse proprio e avvincente per i vicentini. Una curiosità, quali sono state i giudizi, i pareri che hanno dato i vicentini quando hanno scoperto un altro angolo, una parte nascosta e segreta fino a pochi mesi fa, le cantine appunto con questo nuovo restauro portate, ce l'abbiamo già detto prima, magnificamente alla ribalta?
Beh, sentimenti molto belli, quelli di orgoglio di appartenere a questa città, sentimenti di gratitudine verso l'amministrazione che ha permesso tutto questo e chi anche poi lo ha permesso economicamente, in questo caso la fondazione, e poi anche un senso di ecco, finalmente si fa qualche cosa, finalmente è stato fatto qualche cosa di positivo. Addirittura c'è chi ha paragonato questo risveglio della città al risveglio della Bella Addormentata, al bacio del principe, insomma ce l'hanno proprio scritto e quindi con la favola hanno così metaforicamente alluso a questa, sì, a questa riscoperta, a questa stagione di novità che la città vive, non solo grazie a quello che c'è qui a Palazzo Chiericati, ma a quello che viene di riflesso dall'evento della Basilica e poi si propaga per tutta la città. Santa Corona ha riaperto dopo il restauro, Palladio Museum, il Palazzo Tiene aperto dalla Banca Popolare di Vicenza, insomma tutta una serie di appuntamenti importanti che rendono la visita per il turista, la visita in città particolarmente densa e appagante. Vicenza, città bellissima, ci scrivono. È città piena d'arte con un autunno e un inverno veramente nel segno dell'arte. Siamo arrivati alla fine, io ci tenevo veramente a tornare a proporre ai nostri telespettatori questa Palazzo Chiericati come si presenta adesso, che non fosse un cantiere, però io ci tenevo anche prima perché comunque è stata una bellissima anteprima. Possiamo dire una scommessa vinta quest'autunno? Beh, per questa parte qui forse lo possiamo dire. Certo c'è ancora una parte da completare, sono i saloni del piano nobile che speriamo, scommessa che speriamo di onorare nella primavera prossima. Primavera, proprio siamo così imminenti ancora i lavori. La primavera va fino a giugno. Allora, complimenti, grazie ancora. E per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Ci vediamo tra pochissimi istanti. Abbiamo già detto più volte durante questa sigla, in questo momento mentre stiamo registrando questa puntata specialissima di Viaggiando e Viaggiando, ci troviamo all'interno del Tempio di Santa Corona, una chiesa che propone dei gioielli veramente bellissimi. Andiamo a rivederli assieme. Piacere di ritrovare l'architetto De Munari che ci aveva fatto la guida qualche mese fa quando siamo venuti in visita al Tempio di Santa Corona. Anche qui una bella scommessa, sembrava pochi giorni dall'apertura e dall'inaugurazione c'era ancora un cantiere aperto, grandi lavori, finalmente il Tempio di Santa Corona è ritornato alla città. È vero, è stata una corsa contro il tempo, però alla fine sì, apparentemente il cantiere sembra essere ancora indietro, lontanissimo dalla conclusione, ed ecco l'improvviso i lavori precipitano e arriviamo fino all'apertura in tempo, insomma, dopo 3 anni di intensi lavori. Qui siamo dove c'è l'altare maggiore, un'opera veramente che solo a guardarla è uno spettacolo. È un'opera della seconda metà del 600 e commissionata ad una famiglia di artigiani fiorentini, infatti è una tipica lavorazione del centro Italia con l'inserzione di pietre preziose o marmi antichi e di particolare straordinaria colorazione, accostati, tagliati e pensati per
comporre a mosaico delle scene tratte dal Vangelo, dall'Antico Testamento, e possiamo vedere proprio lì al centro, che è una delle immagini migliori di tutto l'altare, prodotto dalla famiglia Corberelli, ed è questa ultima cena, dove potete vedere che anche i vestiti degli apostoli e del Cristo sembrano avere delle ombre, perché la scelta era così accurata, così attenta, che per simigliare al vero, che portava a questo straordinario risultato. Naturalmente anche questa zona della chiesa è stata soggetta a restauro. Questa che noi chiamiamo presbiterio abside, in verità è la cosiddetta cappella maggiore, ed era offerta dalla famiglia Sesso di Vicenza, una delle più importanti famiglie vicentine. Non per niente nel tempio principale riescono a ottenere la possibilità di farne la cappella principale. Proprio lì davanti ci sono ancora le sepolture, sono tra le pochissime aste tombali presenti in chiesa nel loro luogo originario. Alle nostre spalle la pala del Bellini. La pala del Bellini è l'elemento principale pittorico presente all'interno della chiesa di Santa Corona. Può essere considerata un'opera per la quale vale la pena di fare una digressione a Vicenza per poterla ammirare adesso che è ritornata all'interno del tempio. È una pala perché è dipinta su una struttura di legno piuttosto pesante, tale che anche l'opera è di difficile spostamento, ed è ritornata proprio con una struttura apposita per poter essere ricollocata in situ, per poterla maneggiare, perché sembra poca delicatezza, però per poterla riposizionare correttamente all'interno. È un'opera dei primi anni del Cinquecento, è un'offerta della famiglia Garzadori, che non solo ha costruito questo altare piuttosto fastoso, ma ha anche riuscito a essere committente di uno dei più importanti artisti dell'epoca, Giovanni Bellini. Architetto sbaglio ed è rappresentato il battesimo di Cristo? È proprio il battesimo di Cristo, e sulla destra c'è il Giovanni Battista su una pietra, e al centro c'è questa figura di Cristo con questo sguardo e questo viso assolutamente già trasfigurato, perché è proprio il momento in cui assume il carattere divino, con questo sguardo perfetto, quasi apollineo. Anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Io volevo veramente ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con noi. Voglio ringraziare ancora una volta il Consorzio Turistico Vicenza che è stato nostro partner in questi ultimi mesi di programmazione. Speriamo di vederci la settimana prossima, dovremo iniziare il ciclo invernale come facciamo di consueto. Prima però voglio ricordarvi il modo per mettervi in contatto con noi: viaggiando@telechiara.it, il modo tramite internet, tramite mail per comunicare con noi, per darci dei suggerimenti oppure per richiedere delle informazioni. In più vi ricordo che tutte queste puntate le potrete rivedere sul nostro canale di YouTube Telechiara Produzione, oppure cliccando su qualsiasi motore di ricerca il nome e cognome del sottoscritto.